In diretta dal Salone Internazionale del Libro, siamo nello spazio Book Sprint Edizioni per presentarvi un'altra grande autrice. Anche lei più volte è ospite nei nostri eventi all'interno del nostro spazio, Alec Igral. Benvenuta. Buongiorno. Alec. MacBillions. MC Billions. MC Billions. MC sta per Monaco. Ah, ecco, ecco. Allora, un romanzo che appunto parla di un mondo che forse ti ha molto incuriosito, che è tanto da spingerti a scrivere un romanzo, un mondo che molte donne potrebbero anche sognare sicuramente, è un mondo che ha tante sfaccettature, da quelle più positive a quelle un tantino opinabili, diciamo così, e tu ce le racconti in questo romanzo. Chi sono i protagonisti e che cosa racconta? Sì, MC Billions appunto è un romanzo ambientato nel Principato di Monaco ed è fondamentalmente una storia d'amore che nasce in un contesto molto poco romantico, molto poco predisposto alle relazioni sentimentali. Parlo infatti di questo ambiente che è molto cinico, molto superficiale, dove gli unici valori sono il denaro e il potere. E i personaggi della mia storia vivono delle vite molto trasgressive, una sorta di sesso, droga e rock and roll, con tanti tanti soldi, insomma, immersi nel lusso più sfrenato. E tu racconti proprio gli ambienti, scendi abbastanza nei particolari, giusto? Sì, diciamo che la storia riguarda principalmente la famiglia reale e l'entourage immediatamente al di sotto di loro, riguarda le loro ambizioni nell'ambito imprenditoriale del Principato, gli intrighi, le lotte di potere, i tradimenti e in tutto ciò diciamo nasce imprevista e inaspettata questa storia d'amore tra il principe Gabriel, che sarebbe il nipote del principe reggente Philippe, e una ragazza che si chiama Lea, che in realtà dovrebbe sposare il principe reggente. E Gabriel decide di rubare la fidanzata allo zio, in quanto concludere questo matrimonio significherebbe concludere anche un importante affare con il padre di questa ragazza, che disturberebbe invece le mire di Gabriel all'interno degli affari del Principato. Quindi nasce, tra virgolette, questo amore perché la ragazza si innamora realmente di Gabriel? Sì, in realtà entrambi, perché all'inizio l'incontro è più che altro uno scontro, si odiano a prima vista, e poi Gabriel invece decide di usare la tattica della seduzione per riuscire a far saltare questo matrimonio per lui così diciamo ingombrante e fastidioso. Ovviamente non dico come andrà a finire, però ci sono una serie di colpi di scena, entreranno in gioco anche i servizi segreti, e tutto questo è circondato da questo ambiente dell'alta borghesia e della famiglia reale monegasca. Perché hai deciso di scrivere questo libro? Come mai? Ma perché vivendo a Monaco e frequentando certi ambienti sono venuta a conoscenza, o perché li ho vissuti in prima persona o perché me ne hanno parlato, di fatti, di eventi, di pettegolezzi, di rumors molto interessanti, curiosi, a volte incredibili, inimmaginabili, e quindi mi ha dato l'ispirazione per scrivere questo libro, che ha sì una trama di base inventata, ma poi la maggior parte degli eventi, degli episodi, dei personaggi sono assolutamente reali, viventi, esistenti, a cui ho dovuto cambiare il nome. Ovviamente. Tu che conosci così bene questi ambienti... non l'ambiente reale, no, quello non lo conosco. No, quello... lo leggo, lo vivo al di fuori, non frequento la famiglia. Allora, ripeto la domanda. Diciamo un ambiente così lussuoso, così ricco, quindi
potrebbe godere di una felicità apparente, potrebbe essere comunque anche lì, cioè ci possono essere delle difficoltà, delle infelicità, cioè è un po' l'essere umano, quindi, che è continuamente alla ricerca spasmodica di chissà cosa e quindi continuamente insoddisfatto. Sì, diciamo che è un po' la riprova che i soldi non fanno la felicità, anche se io avrei qualche riserve anche a fare questa dichiarazione, nel senso che in effetti sono persone che potrebbero vivere felicissimamente le loro esistenze, ma in qualche modo non sono mai soddisfatti di quello che hanno, quindi ci sono persone che molto stressate, che tentano in tutti i modi o di mantenere salda la loro posizione o di elevarsi a livelli superiori, e per fare questo se la rovinano un po' la vita, che invece potrebbe essere molto piacevole, diciamo. Quindi deve essere, è un po', penso, la natura di tutti crearseli un po' da soli i problemi, perché ci si annoia altrimenti, no? So che tu ami Monaco, ami diciamo tutto quello che poi offre, perché comunque è un posto dove l'immaginazione, cioè, va oltre l'immaginazione, almeno così tu hai definito, tant'è che potrebbe essere fonte di ispirazione di altri romanzi per sì. te. Però forse non te lo aspettavi, te la immaginavi piccola e forse anche un po', tra virgolette, noiosa, se così si può dire. Sì, in effetti sì, invece si è rivelato proprio come succede nei piccoli paesi di provincia. È un luogo molto ristretto dove più o meno tutti si conoscono, ma sono persone non normalissime, nel senso che è una concentrazione di persone molto interessanti che arrivano da tutto il mondo. Ho amiche giapponesi, cinesi, australiane, inglesi, tedesche, sudamericane, brasiliane, cioè si ha occasione senza viaggiare, diciamo, di conoscere persone provenienti da culture, da realtà molto diverse, e quindi si crea questo ambiente assolutamente internazionale, molto interessante, senti storie di tutti i tipi, dei loro background, come sono arrivati a Monaco, che tipo di vita hanno, che tipo di vita conducono. Ed è tutto molto interessante e assolutamente non noioso. Da spunto ad altri romanzi. Sì, sì, assolutamente. Perché leggere il tuo romanzo? Ma io lo trovo interessante, emozionante, a volte anche divertente. Si possono scoprire cose di Monaco che non si immaginerebbe. Sì, sono personaggi interessanti proprio perché reali. Quindi, nonostante io abbia cambiato il nome, però sapendo che queste persone esistono, che non sono frutto appunto dell'immaginazione, ma ci sono delle vite che magari le persone normali non immaginerebbero nemmeno possibili, tra jet privati, super yacht, feste, insomma già è un ambiente da favola. E in più le loro storie sono molto particolari, molto intricate, molto complesse. E comunque la storia d'amore interessa sempre, c'è molta trasgressione, io naturalmente lo consiglio. Qual è la cosa più difficile da accettare per i due protagonisti, in maniera reciproca ovviamente? Ma innanzitutto fidarsi l'uno dell'altro, perché in questo ambiente così cinico e superficiale credere a un amore così forte non è semplice, specie quando dietro queste persone si c'erano degli interessi fortissimi che vanno oltre la loro posizione sociale, la loro vita, ma riguardano magari il benessere o gli interessi e le ambizioni di tante altre persone, quindi devono essere in grado di superare moltissime difficoltà, e non è facile, perché molto spesso poi gli interessi economici superano i sentimenti, no? Ti fanno superare il sentimento, come tante persone che si uniscono non per amore ma per altri motivi. Allora, riassumendo, possiamo dire che questo romanzo va letto per quali motivi? Tre motivi mi devi dare, oppure descrivimelo con tre aggettivi, anzi. Ma è eccitante, inaspettato,
Movimentato. E ricco, direi. Ricco, sfarzoso, lussuoso. È una vita favolosa, diciamo, che può essere interessante per chi è una persona normale, ma anche per chi vive a Monaco penso sia molto interessante, molti ci si possono riconoscere. Quanto tempo hai impiegato per scrivere questo libro? Ma in totale non tantissimo, ho cominciato però nel 2010, un po' per scherzo, non avevo esattamente idea di scrivere un libro poi così lungo e complesso. E quando hai deciso di farlo? Cioè il momento proprio che hai deciso, scriverò un romanzo? Non lo so, mi è venuta questa idea una notte autunnale, non lo so, in previsione dei mesi invernali, la campanella, è finita l'ora. Nei mesi invernali, quindi l'ispirazione è arrivata in autunno. Sì, no, però poi nel frattempo ho avuto il terzo figlio, eccetera, eccetera, e l'ho finito l'anno scorso, ecco. Bene, allora davvero entusiasmante il romanzo, secondo me va letto soprattutto le donne, consigliato a un pubblico femminile, sì. Soprattutto. Io lo definisco un romanzo da ombrellone estivo. Bello, sì, è vero, è vero. Spensierato. Lo leggeremo perché tra pochissimo insomma arriva l'estate e quindi lo leggeremo tutte sotto l'ombrellone. MC Billions, Alec Igral, grazie davvero per essere stata con noi, ci vediamo al prossimo evento, al prossimo appuntamento, perché no, magari ci vediamo a Monaco, chissà. Ti aspetto.